presentata la stagione teatrale a Caserta. Questi sono gli spettacoli, si parte da venerdì 8 a domenica 10 con Biagio Izzo, poi da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre Lino Musella, poi da venerdì 6 a domenica 8 dicembre Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, Peppe Barra e Lella Esposito a seguire, e poi tutti gli altri appuntamenti li vediamo da sotto a sopra. Siamo con l'assessore alla cultura del comune di Caserta, Enzo Battarra, che preghiamo di intervenire qui. Assessore Battarra, un programma ricchissimo, una nuova stagione teatrale che ha inizio. Ovviamente non posso non chiederle quale spettacolo preferirebbe anziché rispetto ad un altro, però insomma il tabellone, come al solito, il cartellone è molto ricco. Sì, sono 11 campioni in campo praticamente, per cui sono 11 spettacoli di grande rilievo. Ci sono dei nomi straordinari come Silvio Orlando, come Alessio Boni. Ecco, io mi fermerei un attimo su Alessio Boni, che propone l'Iliade. Ora è un invito alle nuove generazioni casertane, agli studenti casertani, di venire a teatro, venire a vedere questa interpretazione personale che farà Alessio Boni dell'Iliade, perché è un testo che tutti quanti da ragazzi abbiamo dovuto, ma con piacere abbiamo studiato, per cui confrontarsi con questo testo è importante. Ed è un cartellone dove ci sarà divertimento culturale, perché anche con la cultura ci si può divertire. E poi si comincia con Biagio Izzo dal venerdì 8 a domenica 10. Biagio Izzo ormai è diventato casertano di adozione, perché lo abbiamo anche a un'estate al Belvedere come ospite. Malino Musella, ci sono tantissimi presenti, lo stesso Alessio Boni che diceva lei. Insomma, è un cartellone per tutti i gusti. Esatto, un cartellone per tutti i gusti. Devo dire che quest'anno c'è un po' più di sano divertimento rispetto all'impegno dello scorso anno. L'anno scorso sono stati dei testi, dei monologhi anche piuttosto impegnativi. Adesso ci sono dei testi comunque di qualità, che però riescono anche a far sorridere. Forse i casertani sono contenti. Grazie all'assessore Battarra. Noi vi diamo altre informazioni attraverso la brochure. Nel frattempo vi facciamo vedere sempre quello che è il cartellone. Silvio Orlando da venerdì 11 a domenica 13 aprile, Massimo De Matteo da venerdì 28 a domenica 30 marzo, Enrico Guarneri, insomma, per quanto riguarda, c'è davvero per tutti i gusti. L'abbonamento platea 330 euro per 11 spettacoli, idem 11 spettacoli la galleria, 270 euro la galleria, 330 la platea, 11 spettacoli. Gli abbonati della passata stagione per la platea risparmieranno 10 euro, 310 per la galleria, 250 euro. La vendita degli abbonamenti per gli abbonati, leggiamo, della stagione 2024-2025 avrà inizio mercoledì 26 giugno con diritto di prelazione fino a venerdì 19 luglio, esclusi festivi. La vendita per i nuovi abbonati avrà inizio lunedì 22 luglio e terminerà mercoledì 31 luglio. Dopo la pausa estiva, la vendita per i nuovi abbonati avrà inizio lunedì 2 settembre e proseguirà fino ad inizio rassegna. Da mercoledì 26 giugno i nuovi abbonati potranno iscriversi ad una nuova lista di prenotazione che sarà evasa dopo la conferma dei vecchi abbonati. L'orario per il botteghino per la campagna abbonamenti 10.13 da lunedì al venerdì, 17.20 sempre da lunedì al venerdì. L'orario del botteghino da inizio stagione teatrale, ma da martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Facendovi rivedere nuovamente il cartellone, noi vi salutiamo dal Teatro Parravano, è davvero tutto, un saluto ed un ringraziamento da Gianluca Pota.